E comunque, signori, sono già incazzato. Ma adesso vi spiegherò il perché. Prima, però, lanciamo la sigla, andiamo a leggerci tutte le cose nuove di questo PES che sono uscite oggi, il 9 febbraio 2017, e poi ne parliamo. Vai con la sigla! E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo, ragazzi. Allora, oggi, come aspettavamo, ci è uscito la gente che stavamo aspettando. Perché metto le virgolette? Perché mi aspettavo molto di più da questa gente. Ma poi andremo a vederlo nello specifico. Allora, vediamo le cose nuove. È uscita la patch del 9.02.2017. Ma a noi delle cose generali non ce ne frega neanche un cazzo. Andiamo a vedere se hanno modificato qualcosa nel MyClub. Esatto, allora, MyClub, dopo l'aggiornamento live, formazioni e tattiche di alcuni allenatori sono sbagliate. Grazie. La formazione 4-1-4-1 viene mostrata in maniera incorretta quando si confronta con lo schema di gioco nella finestra gestione squadra. Ok. Quando si apre la finestra di comparazione tra titolari e riserve e poi si seleziona indietro per chiuderla, il cursore è posizionato nell'angolo alto a sinistra delle riserve. Ok. Il messaggio che appare quando si partecipa alle competizioni MyClub con una squadra composta da meno di 18 giocatori è difficile da comprendere. E va bene. Poi c'è la parte delle modifiche, ovvero dopo il pacchetto dati 2.0 la capigliatura modificata da alcuni giocatori non viene mostrata correttamente. Poi piccole modifiche apportate a diverse modalità per migliorare l'esperienza di gioco nel suo insieme. E ok, e questa può andare. Campagna MyClub per nuovi giocatori. Questo è quello di cui parlavo con Enzo. Ovvero la PS4, e si dice che da oggi, 9 febbraio, il MyClub è gratis per i possessori di PS4. Quindi c'era una strana idea in mente di fare una nuova squadra su PS4 e riniziare tutto da capo. Io ovviamente, io mi sono affezionato alla nostra squadretta e non vorrei mollarla così. Però, non lo so, fatemi sapere anche voi nei commenti qua sotto cosa ne pensate, se volete vedere un cambiamento e quindi riniziamo tutto da capo, oppure se continuare a martellare con questa squadra, perché bene o male un po' di risultati li stiamo avendo, anche se è vero che su Xbox One, secondo me almeno, non perché ce l'ho io, ma è da quello che vedo, è un po' più difficile giocare, cioè aspirare ad arrivare a certe divisioni su Xbox One. Comunque, per chi inizierà un nuovo MyClub dal 9.2 alle 4, eccetera, eccetera, riceverà i seguenti oggetti. UEFA Totti 2016 per 1 e un agente PES per 1. È il momento ideale per iniziare un nuovo MyClub. Grazie mille. Coppa Challenge Online. È questa a me quella che mi ha fatto incazzare a morte. Perché? Perché l'ho fatta 3 volte. 2 volte l'ho finita ai supplementari perdendo e 1 volta l'ho finita ai rigori perdendo. Sempre con gente portoghese del cazzo. Lag di merda. Ho fatto tutta la partita. Simo, un messaggio per te. Io oggi non ho registrato il gioco, però ho fatto una partita cercando di imitare il tuo stile di gioco, ovvero passaggi, aspettare che gli uomini salgano, eccetera, eccetera. E il gioco andava bene. Però mi spieghi come fai tu a non incazzarti quando riesci a fare 10, 15 anche tiri in porta e poi l'avversario ti fa 2 cross e ti fa 2 gol e tu perdi 2-1. Cioè, io ho fatto 15 tiri in porta, ho preso tipo 6 pali ho preso e la palla non entrava. Come risolvi questa cosa? Non si sa. Comunque abbiamo una Coppa Challenge Online disponibile per gli utenti che hanno giocato 25 partite online non meno. E noi naturalmente non ci rientriamo. Il bonus è di 10.000 GP alla prima vittoria, eccetera, eccetera. Noi non ci rientriamo. E poi è questo la gente che stavamo aspettando. La UEFA Champions League ritorna per le fasi eliminazione diretta. Quale club europeo verrà incoronato re di questa stagione? Non si sa. Una speciale campagna extra sbarca nella modalità MyClub su Pro Evolution Soccer, prodotto riconosciuto ufficialmente dalla UEFA. I giocatori dei 7 club che giocheranno il 14 e il 15.02 sono disponibili nella prima settimana della campagna insieme agli 11 della UEFA Team of the Year 2016. È una ghiotta occasione per festeggiare il ritorno della UEFA Champions League con stile. Agente speciale, elenco allenatori, Coppa Challenge contro Com. Il periodo è dal 9.02 al 16.02. E noi queste ce le possiamo fare. O meglio, io stavo aspettando questo agente. Naturalmente ci dice che hanno aggiornato gli allenatori, che ci sono, no? 7 grandi allenatori, eccetera, eccetera. C'è la Coppa Challenge contro Com, che ti dà un UEFA Champions League Star R16.
Week 1 come ricompensa iniziale, ma solo se batti le tre squadre che giocano in casa nelle partite del 14-2 e del 15-2. E va bene, questa ce la facciamo, magari ve la porto domani sul canale, oppure no, non lo so. Contenuti del pacchetto 3.0. Il pacchetto dati 3.0 disponibile dal 9.02 include le seguenti aggiunte: aggiornamento dei modelli facciali, aggiornamento delle divise, aggiornamento degli scarpini, vabbè non ce ne frega un cazzo. Campagna accedi. Per festeggiare il ritorno delle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League terremo una fantastica campagna di accessi. Eccolo qua. Il 10.02 ci dà 10.000 GP, l'11 10.000 GP, il 12 un allenamento tattico per 10 che non ce ne frega un cazzo, il 13 ci dà un agente A, top A, il 14 un agente top C, il 15 un agente top D, il 16 un agente top per portieri. E poi ci dà un allenamento speciale per 5, il 17, 10.000 GP il 18, 10.000 GP il 19, il 20 ci dà 3 coupon di rinnovi del contratto, il 21 ci dà l'aumento delle abilità gestionali per 5 e il 22 ci dà altri 10.000 GP. Che comunque non ci fa mai schifo questa cosa, non ci fa mai schifo, va bene, va bene. Detto questo, vi stavo dicendo delle coppe, cioè della Coppa Challenge Online. Io l'ho giocata 3 volte. Tre cazzo di volte, e tutte e tre volte sono andato a perderla. Due volte ai supplementari, una volta anche ai rigori. Quindi ho lasciato perdere il tutto e ho detto, vabbè, andiamo a farci questo ball opening prima che mi salga il crimine e poi me la farò stanotte o stasera, non lo so ancora, poi vediamo, vediamo. Detto questo, signori, ecco il nostro risultato, il frutto del mio andare a letto alle 6 di mattina, 520.000 GP. E va bene, sono contento perché comunque è stato un sacrificio che non credo rifarò mai, però 520.000 GP è tanta roba, è tanta roba. Io direi di andare subito, se volete vedere vi faccio vedere, ecco, le ultime partite risultano una pareggiata perché è finita ai supplementari 2-2 e poi ho perso i rigori e le altre due sconfitte ai supplementari. E vabbè. Ricordo comunque che stavo vincendo di 1-0 e nella seconda di 2-0, ma poi mi hanno recuperato con due cross di merda, due colpi di testa ed è gol. Non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi miei, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, ho visto che c'è questo. Questi praticamente sono 70-80 giocatori, tondi tondi. C'è una bassa probabilità di prendere un pallone nero e c'è il UEFA Champions League Stars R16 Week 1 80+. Quindi tutti i giocatori che andremo a prendere saranno gli 80+. Adesso io non so se convenga prenderli subito oppure cercare di prenderli dopo che comunque abbiamo fatto il nostro ball opening mitico qua. Magari avremo più probabilità di trovare una palla nera se qua riusciamo a prendere degli ori. Quindi direi di andare a farci 5 pescate oggi su questo agente, anche perché il video è durato già 12 minuti. Ci facciamo 5 pescate e vediamo come va. Naturalmente, se volete vedere gli obiettivi, io ve li faccio vedere l'elenco dei bersagli. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, anche perché io personalmente avrei voluto vedere Pogba, Ibrahimovic, Rooney qua, però non avendo i diritti, diciamo, di quelle squadre, eccetera, eccetera, il Manchester United è rimasto fuori. E quindi va bene, va bene. Poi potrei dire una cazzata, come no, però. Allora, ho fatto il conto, abbiamo una ventina di giocatori che ci sono già qua. Naturalmente io punto ai big, o meglio, se riuscissimo a prendere Thiago Silva, Sergio Ramos e Gigi Buffon, io sarei a posto, io finirei il ball opening. Con un Thiago Silva, Sergio Ramos e Gigi Buffon io potrei anche finire il ball opening. Poi naturalmente se ci dovesse uscire Iniesta, se ci dovesse uscire Toni Kroos, Modric, Ozil, Busquets, Bruschetta lo chiameremo d'ora in poi. Non è che ci farebbe schifo, comunque. Signori, dai, andiamo a farci 5 giri, vediamo cosa ci dà PES oggi su questo agente. Sì, paga con GP, ne abbiamo 520.000 e continuerò anche queste sere. Senti la musica! Schiacciamo qua. E naturalmente andiamo sull'argento. Skippalo, skippalo. Lucas Vázquez, che comunque non è male, eh? Non è male, è del Real Madrid e non è male. Aggiungiamolo ai membri. Vieni Lucas, aumenta abilità gestionali e va benissimo, va benissimo. Noi ricordiamo che ci piacerebbe tanto ricevere allenamenti speciali, allenatore speciale. Non ci farebbe affatto schifo, eh. Vai altri 10.000, giramelo, giramelo.
falla girare. Schiaccia qua. No! No! No, cazzo, in mezzo siamo andati. Chi è? Zielinski del Napoli. Va bene, un centrocampista centrale, 76, un argentone che comunque possiamo usare nella squadra a 3 stelle. Va bene, allenamento tattico per uno. Grazie, non ce ne facciamo niente, ma va bene lo stesso. Andiamo a farci un altro giro, non ci credo che oggi sono sfigato anche qua. Non ci credo. Schiaccia. E invece sì. Schippalo. Tutto il Napoli ci stiamo prendendo. Kirikesh, difensore centrale, gioca anche da terzino destro. Vabbè, mi fa un po' piacere perché comunque vuol dire che possiamo andare a farci una squadra a 3 stelle veramente buona, eh. Però anche no. Beh, se non ti fa schifo, daccelo almeno una palla nera oggi. O almeno una, dai, almeno una, cazzo. Eccola qui, uscita lì. Adesso ne uscirà un'altra qua e noi schiacciamo qui. E niente, le sfioriamo. Sto facendo male i calcoli. E anche il portiere, Jordi Masip del Barcellona. Va bene. Aggiunge i membri. Almeno un oro oggi, ce lo vuoi dare? Almeno un oro. Non chiedo tanto, eh. E dai, e che cazzo. Non escono più i palloni neri. Guarda dov'era il nero. Comunque abbiamo preso l'oro. L'oro, vediamo chi è. Secondo me è un terzino destro, Bellerin dell'Arsenal. Va bene, i terzini destri sono sempre i benvenuti in squadra. Sempre i benvenuti. 21 anni, va bene. Il video è durato 15 minuti. Con i tagli dovrei riuscire a farcelo stare in 12-13. Un'altra pescata ce la facciamo, dai, ce la facciamo un'altra pescata, vai. Sarà questa la palla nera? Sarà questa? Quando schiacciamo? È sempre quello il dilemma, quando schiacciare? Schiaccia adesso. È un oro, comunque è oro, e l'oro va bene. Questo sliscia, un difensore. Chi è? Jardel, 84, difensore centrale. Va bene, del Benfica, va bene. Brasiliano, va bene. Signori, io direi che oggi abbiamo visto tutte le cose nuove. Abbiamo fatto 6 pescate su questo agente, che non sono mai male. Adesso andrò a farmi altre 6 pescate per portarvi il video per domani. Solo 6. O probabilmente lo metterò tutto insieme, non lo so. Vabbè, signori, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi su PES 2017 a vedere le cose nuove. Abbiamo fatto 6 pescate, abbiamo preso 2 ori su 6 pescate. Non è male, non è andata male, dai, sono comunque contento. Anche perché potrebbe uscirci poi una bella squadretta a 3 stelle, 3 stelle, 4 stelle, non lo so, vediamo. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, io vi invito a iscrivervi al canale. Signori, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao ragazzi!